ragazzi, ben ritrovati! Eccoci qui pronti per un'altra nuova attività di ascolto storie sensoriale. Il tema di oggi sono i piselli. Questa è la storia del tempo e delle stagioni. Il tempo passa e le stagioni scorrono una dopo l'altra. Prima l'inverno, poi la primavera, poi l'estate e l'autunno. Ancora ritorna l'inverno, la primavera, l'estate e l'autunno. Le stagioni sono interessanti perché hanno colori, sapori, abiti e profumi diversi. Alcuni piacciono, altri no. Ora vediamo da vicino questo ortaggio. È un ortaggio tipicamente primaverile, infatti lo troviamo in questo momento. Questo è il suo bacello, vedete? Toccate, se avete la possibilità, è liscia, annusate. Questo è fresco proprio e lo aprite. È molto divertente fare questa... Aspetti che io aiutavo sempre mia mamma a fare questo, mi divertivo un sacco. Ed ecco qui all'interno troviamo il pisello fresco, anche quello che troviamo all'interno del bacello, appunto queste piccole palline, le toccate, sono fresche, queste perché proprio le hanno usate. Si può anche assaggiare anche da crudo, è molto dolce. Come anticipavo prima, questo tipo di ortaggio è tipicamente primaverile. E fa parte della famiglia delle leguminose e si raccolgono in questa stagione, sono freschi e dolci. A volte in commercio li possiamo trovare anche secchi, in scatola o surgelati. Sono molto antichi come tipo di ortaggio, già si parla che già nella preistoria c'erano, poi nel medioevo, e ve ne sono tantissime varietà. Noi pensiamo che esista un tipo di pisello, invece mi sono scritta qua alcuni nomi. Esiste il pisello nero di Lago, l'apostrofo Ago per il paese, i piselli di Lumignano e il pisello di Mirandolo Terme. Allora, si diversificano, dicono, per la dimensione, la forma o il colore. E poi anche le taccole e i fagioli corallo fanno parte sempre di questa famiglia. Sono ricchissimi di vitamine e minerali. Hanno sodio, potassio, vitamina A, vitamina K e fanno bene per molte cose, anche per l'intestino e si prestano anche per numerosi piatti. Come vi ho appena accennato, i piselli si prestano per numerosi piatti, possono essere usati come contorno, non so, con lo spezzatino, la carne, nella pasta con i piselli, i risotti, ma anche piatti tipo zuppe o vellutate. Infatti noi qui abbiamo la nostra esperta di cucina, la Loretta, che ha preparato, guardate qua che meraviglia il colore di questa. È vellutata o crema? Questa è vellutata di pisello. Mamma, che profumo! È anche caldina. E adesso per voi farò lo sforzo di assaggiarla. Ed è accompagnata con i crostini. Mamma mia. Ne assaggi anche tu, Loretta, un po' con me? Certo, perché prima scottava. Che dobbiamo anche per voi sapere se... Ma sicuramente sarà buona. Ok. E... ci mettiamo due crostini. Sì. Ha una consistenza anche giusta, proprio cremosa. Il profumo è buonissimo. Grazie. Go. Guardate cosa mi tocca fare. Però ti aspetto, sai, Steph. Grazie. Io due crostini. Ecco, buon assaggio. Grazie. Scusa, non so più togliere, perché altrimenti mi Che buona, buonissima.
proprio, sarà che io amo queste cose, quindi un po' d'inverno, ma anche adesso, anche mi è, tiepida. Mi è riuscita proprio bene. Buonissima. Ecco, dopo aver assaggiato questa meravigliosa ricetta fatta dalla Loretta, io vi saluto, vi auguro una buona settimana, vi aspetto la prossima e un forte abbraccio. Ciao!